migliore, ma va bene anche questo. Ed è perciò che vi invito o a votarlo, se non lo votate, perlomeno a non ammannirci sciocchezze e bugie. Grazie onorevole La Russa, non ho altri iscritti a parlare, lo poniamo in votazione, anzi li poniamo in votazione, identici 2.4 e 2.100, contrario a Commissione e Governo, favorevoli ai relatori di minoranza, la votazione è aperta. Ci siamo? Rizzetto. Fanucci, Ciraci. Sandra Savino. Rizzetto è riuscito? Provi a votare. Provi a votare. Onorevole Fanucci sta votando. Sisto. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al 2.101 Toninelli. Prego, onorevole Toninelli. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto per specificare che affermare che i consiglieri regionali sono la categoria che è stata più interessata da procedimenti quantomeno per spese pazze è dire un dato di fatto e semplicemente per evitare che noi si dica questo. Sarebbe stato sufficiente non dare l'immunità parlamentare ai nuovi senatori. Il fatto che sia stata data, permetteteci, che ci permette di pensare, di sospettare che sia stata data ad una figura che dovrebbe rappresentare gli enti territoriali, che non rappresenta la nazione, perché solo i deputati della Repubblica rappresentano la nazione, ci fa pensare male, ok? Detto questo, noi stiamo oggi trattando di quella modifica che è stata fatta al Senato, ovvero sia di quel tentativo farlocco, finto, offensivo di dire che la scelta, la votazione da parte dei consigli regionali dei nuovi senatori è fatta in conformità alle scelte espresse dai cittadini. È già stato detto che è una finta elezione indiretta ed è una finta elezione addirittura. Ma questo, ricordiamolo perché è stato già detto, ma è fondamentale ribadirlo, è stato il punto di incontro all'interno del partito di maggioranza tra la corrente maggioritaria del partito e la corrente minoritaria, cioè la minoranza del partito di maggioranza ha accettato l'accordo di questa inutile e falsissima scelta, dei cittadini, dei consiglieri regionali da scegliere.